Ebbene sì! Ebbene sì, siamo tornati su eFootball per i più, ragazzi, è PES 2022, ma non si chiama più così, facciamocene una ragione. Tranquilli ragazzi, che oggi probabilmente tornerò a casa dei miei genitori per registrare un nuovo episodio della carriera allenatore di FIFA 22, quindi presto uscirà un nuovo contenuto. Ho provato a fare il salvataggio cloud, per chi mi segue su Instagram lo sa, e a trasferire su questa PlayStation il salvataggio, sembra che ci sia un bug, non me lo fa fare. Però oggi andiamo ad affrontare una sfida molto particolare sui football che ho scoperto questa mattina e mi fa molto piacere. Ciao e bella a tutti da me, regana, mareate mi piace, e vi porto sul primo canale domani la prima incredibile super sfida sui football tra me e il buon Fabio, quindi preparatevi, fatemi vedere tutto il vostro supporto perché Fabio giocherà a PES contro di me. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. C'è anche un primo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio. Se siete interessati, i canali li trovate cliccando qui sotto in descrizione oppure potete cliccare qui. Siete pronti? Partner Clubs, dice, ma che è sta roba? Ve lo faccio vedere subito. Durante questo evento avrai la possibilità di utilizzare i nostri club partner europei. Scegli il tuo club preferito e fallo eccellere. Che cosa significa? Significa che, indovinate un po', ragazzi, me posso prendere, tra tutte le squadre ovviamente c'è stata la mia preferita, mi prendo la S Roma. Quindi entro e vincendo la partita mi regala 10.000. Stava di Guil. I Guil erano la valuta dei Final Fantasy. E gioco, voglio le monete, le sfide, le nonne e le zie, sta risalite tutto e di più. Mi sono bevuto due latte e caffè. Avversario trovato, c'è anche un'ottima stabilità di connessione. Ah, che figata, un bel Napoli-Roma su PES, su eFootball, scusatemi, non mi abituerò mai a chiamarlo eFootball. Stavo lì di PES un'altra volta. E che dai, ovviamente togliendo la sbibimbimbina, la freccetta sotto, vedete che sembra un altro tipo di gioco. Vai dammi! Ma come ha fatto a mangiarsi sto co... Eccolo! E mo sì! E mo sì! Dammi 3 punti! Mago del pallone, ragazzi! Non ce la fa rivedere, ma è 1-0 per noi. Ancora! Tammy Abram 2-0, ragazzi! Doppietta con stile! Ah! Parata. Ok. E Mkhitaryan! Mkhitaryan 3-0 al 38esimo! Ottimo! Abbandonato, ragazzi, vabbè, sul 3-0, giustamente. Facciamoci un'altra partita, perché la prima è andata particolarmente bene. Beh, 4 e mezzo, non è più quel Barcellona, però insomma uno vede con lo stemma un attimo e dice Karsdorp sulla fascia, ha tutto il tempo di crossare, mamma mia, eccolo, mamma che m'ha parato, cerco il cross, il colpo di testa fuori di poco, Mkhitaryan, ho intercettato, cerco di ripartire e lo faccio anche con abbastanza rapidità, allora sopra, dietro, bomba, parata, murata, che miseria, ecco, l'ho preso, no, che miseria, ragazzi, Sergio Aguero, 1-0 per loro, famosene la ragione di vita, sì, ok, sono cascato con Smalling, ha recuperato il possesso della palla. Ho provato a temporeggiare, ragazzi, mette in mezzo, pezza pazzesca, mannaggia quel porco, che mannaggia, non posso perderla, non esiste. Vai Tammy, che te sei mangiato Tammy, calcio d'angolo per lui, ma credo, no, fa batter, non ci fa. Fuori di poco, raga. Eccolo! No! Vai mo!
1-1. E adesso per la vittoria, for the glory. Vediamo Cavarragno dal buco, eh? Vediamo se ci riusciamo. Ma però è impertugia. In mezzo, dammi, dammi, dammi. Niente, angolo, 1-1. Ci ho provato fino all'ultimo, ragazzi. L'avversario è pronto, t'attende di che? Ah, forse i supplementari. Cioè, deve uscire in vincitore. Bene. Che cosa mi ha chiuso? Ma mia, Piqué è qualcosa di pazzesco, eh. Piqué è qualcosa di pazzesco. Si è scaricata la batteria. Mi si è scaricata la batteria. No. No. Non posso perdere così. No. 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 Oddio. Oddio. No. Oddio. Muovite. Cioè, raga. No, raga. Mamma mia, raga. Ci posso credere, non l'ho controllata. Ho preso un colpo. Ha doveva solo buttare dentro, non ci è riuscito. Vai, dammi! Mali mortacci, Nico! Sbagliato io, raga. È inutile che cerco scuse. È finita! Rigori! Capirai, se decide ai rigori. Dammi Abraham. Gol! 1-0, non ci pensa troppo. E dai! Parata! Mkhitaryan. 2-0! E parata pure questa! Me l'ha parata. Vabbè. Gli stoppia tutti gli angoli, gli stoppia. No, l'ha capito. Mo gli faccio il cucchiaio. Allora, mo per forza di cose dovrà segnare rigore. Non è che posso fare pure questo. Parato! Non l'ha preso. Oh, gli ho parati tutti. Va benissimo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, e 10.000 GP per me. Buono come il pane, aggiungerei. Mo? Servono due vittorie, ragazzi. Sto video se no dura 10 ore. Lo facciamo in uno dei prossimi video. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali. Profili social, Instagram, coppia sotto in descrizione. Contenuti consigliati. Alla prossima, con un nuovo video.